In alta montagna o nei lunghi corridoi delle trincee, poche pietre sono sufficienti per un altare. Al fragore delle bombe e dei mortai risponde la parola di Dio, infondendo speranza nell'animo dei soldati, più forte del fuoco di qualunque artiglieria. Alla figura del cappellano militare, istituita nel 1915 dal generale Luigi Cadorna, è dedicato il nuovo documentario realizzato da Officina della Comunicazione in collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano, intitolato In Trincea, piccole storie della Grande Guerra, in cui passato e presente finiscono per sovrapporsi. Tra visite in biblioteca e ricerche su internet sono le informazioni raccolte da un ragazzo di nome Paolo, incuriosito da chi portò il Vangelo in battaglia, a rievocare le memorie dei cappellani militari e a mostrare allo spettatore, da un punto di vista inedito, tra ricostruzioni filmiche e materiale d'archivio, il dramma del primo conflitto mondiale. Un progetto che ha avuto un sostegno fondamentale dall'Ordinariato Militare per l'Italia, come ci spiega il suo segretario, Don Santo Battaglia. Abbiamo collaborato nella ricerca del materiale sia fotografico, che conserviamo nel nostro archivio, sia nella scelta dei testi, che sono tratti dai diari per la maggior parte dei cappellani che durante la Prima Guerra Mondiale sono stati accanto ai nostri soldati. Quindi è stato un lavoro di ricerca anche di archivio che ci ha permesso di poter sostenere il lavoro di redazione della sceneggiatura e delle partiture del docufilm. La lettura delle relazioni dal fronte di Don Giovanni Minzoni, i diari di Don Primo Mazzolari, i pensieri di San Giovanni XXIII, che prestò servizio come cappellano presso diversi ospedali militari, alimenta in Paolo il desiderio di visitare i luoghi simbolo della Grande Guerra, combattuta anche da chi seppe, dopo un assalto o durante gli interminabili periodi di attesa, riportare almeno per un attimo pace tra le macerie. Insieme alla sceneggiatrice abbiamo cercato di vedere le esperienze dei cappellani in diversi contesti, ad esempio la prigionia, la trincea, gli ospedali da campo, le fucilazioni, quindi è stato, diciamo così, interessante riuscire a vedere i vari ambiti in cui i cappellani si sono trovati a operare e quindi diverse esperienze con anche diverse risonanze. Dietro la croce cucita sulle loro divise, il cuore dei cappellani militari si è trovato spesso, come emerge dal docufilm, in bilico tra la missione pastorale e la rassegnazione al sacrificio di migliaia di vite. Il conflitto che emerge, da un lato, può essere certamente visto in una forma di patriottismo che quasi giustifica la guerra, questo è evidente. D'altro canto, però, in molti diari dei cappellani ciò che emerge è la loro, diciamo così, ansia pastorale di stare accanto alla gente. Quindi lì non c'è un conflitto, lì c'è l'esigenza del sacerdote di dare risposta alla sofferenza di chi in quel momento sta vivendo un'esperienza drammatica.